C'è una sentenza della Cassazione di qualche settimana fa che mi ha lasciato un po' interdetto, o meglio, sotto un profilo di diritto non fa una piega. Il punto però è che le ripercussioni pratiche potrebbero avere effetti devastanti per tutti voi, per tutti noi, e soprattutto se si considera che in alcuni palazzi ci sono vicini che giocano cattivi scherzi e a volte ci si aggiungono anche i postini che ne giocano di peggiori. Perciò vi racconto una storia che vi lascerà capibarizzati. Ve la racconto subito dopo la sigla. Parleremo di un postino inefficiente che dice di consegnare le raccomandate e invece non lo fa, e di un vicino invece che si diverte a fregarvi la posta dalla cassetta delle lettere. E voi, per colpa di entrambi, perdete il lavoro, prendete le multe e via dicendo. Allora, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e forza! Sigla! La legge. Immaginiamo una persona a caso, il classico Mario Rossi, che poi chissà quanti Mario Rossi esistono in giro e che prima o poi mi faranno causa perché uso sempre il loro nome. Ma comunque, se volete, chiamiamolo Mario Bianchi, anche se la questione non cambia. Un giorno arriva il postino per consegnargli una raccomandata importante. Chi lo sa cosa contiene? Diciamo una cosa vitale, diciamo la lettera di licenziamento. Voi sapete che dal giorno in cui ricevete la raccomandata del datore di lavoro avete 60 giorni di tempo per opporvi, e se non lo fate il licenziamento diventa definitivo. Dicevamo, il postino bussa alla porta di Mario e non lo trova. Allora gli lascia l'avviso di giacenza insieme a tante altre riviste. L'avviso di giacenza esce un po' fuori dalla cassetta delle lettere perché è ingolfato con tutta l'altra carta. Il vicino di Mario, che è un suo acerrimo rivale da tempo, gli fa un dispetto e gli sottrae l'avviso di giacenza. Risultato: Mario, quando torna a casa, non lo trova e non saprà mai di aver ricevuto la raccomandata. Ma facciamo anche un altro esempio. Ipotizziamo che sia il postino, questa volta molto distratto e frettoloso, e si dimentichi di lasciare l'avviso di giacenza. Torna all'ufficio postale, redige il verbale come se avesse regolarmente lasciato il cartoncino nella buca delle lettere di Mario, però è cosa non vera. Anche in quest'ipotesi Mario non riceve un bel nulla. Dopo oltre 2 mesi, Mario, che è stato informato a voce dall'ufficio personale che sarà licenziato, si chiede: ma chissà quando arriva sta benedetta lettera di licenziamento che devo andare dall'avvocato a contestarla? Va ad informarsi e gli fanno notare che è stata già spedita, anzi, è tornata indietro per compiuta giacenza. Mario cade dalle nuvole. Oh, a me non è arrivato un bel nulla! Come posso difendermi? Come posso contestarla se nessuno mi ha fatto vedere l'avviso di giacenza? Per inciso, la stessa questione potete immaginarla con una multa, una cartella esattoriale, una disdetta dell'affitto e così via. La questione giuridica che ora ci dobbiamo porre è: se voi dite di non aver mai ricevuto l'avviso di giacenza, siete voi a doverlo dimostrare? O è il mittente che deve fornire la prova che l'avviso vi è stato regolarmente messo nella cassetta delle lettere? Perché nel secondo caso, come diceva Proietti, te se incano, mentre nel primo li incano noi. Beh, state a sentire che ha detto la Cassazione nella sentenza numero 15.397 del 31 maggio 2023. Come vi dicevo, vi lascerà capibarizzati. Come noto, quando viene spedita una raccomandata e il destinatario non è momentaneamente a casa, il postino lascia nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza e una sorta di cartoncino contenente il codice della raccomandata e la data del tentativo di recapito. Se poi la raccomandata conteneva un atto giudiziario, il postino invia con raccomandata, anche questa volta, una seconda comunicazione, la cosiddetta CAD, la comunicazione di avviso di deposito, che serve a informare ulteriormente il destinatario del tentativo di notifica. È proprio grazie all'avviso di giacenza immesso nella cassetta delle lettere che poi è possibile ritirare all'ufficio postale l'atto originale per prenderne visione. Vi ricordo che la raccomandata non ritirata resta presso gli uffici postali per 30 giorni, 6 mesi se si tratta di atto giudiziario, dopodiché viene restituita al mittente per compiuta giacenza e si considera come notificata, cioè produce tutti i suoi tipici effetti e voi non potete più contestare nulla. Ora, la questione che vi dicevo: che succede se questo benedetto cartoncino dell'avviso di giacenza non è presente perché magari è stato trafugato da qualche vicino curioso, o una folata di vento lo ha fatto cadere a terra, oppure lo stesso postino che lo ha immesso in una cassetta sbagliata? È valida la raccomandata senza avviso di giacenza nella buca delle lettere? Beh, secondo la Cassazione,
Al mittente non serve dimostrare in un eventuale contenzioso che il postino ha effettivamente immesso l'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere. Gli basta solo fornire la prova di aver spedito la raccomandata al vostro indirizzo di residenza e oltre a ciò depositare anche la documentazione rilasciata da Poste Italiane che attesta la mancata consegna della raccomandata, il deposito successivo della busta presso l'ufficio postale e la restituzione della raccomandata al mittente dopo 30 giorni per compiuta giacenza. Spetterà allora al destinatario dimostrare che non ha ricevuto l'avviso di giacenza non per colpa propria. Ma la prova è estremamente difficile, come infatti si riesce a vincere le attestazioni fornite dagli archivi informatici di Poste Italiane, i cui dipendenti sono considerati pubblici ufficiali e quindi in grado di conferire il valore di piena prova alle loro attestazioni? E come si fa a dimostrare un fatto negativo, un fatto cioè che non è mai avvenuto? Si può dimostrare ciò che succede, i fatti storici, ma ciò che non c'è, non c'è. Amici, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.